Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: importanti novità per i concorrenti del reality show condotto da Ilaria Blasi, chi arriverà e cosa romperà gli equilibri. La 16ª edizione dell'Isola dei Famosi, condotta da Ilaria Blasi, si sta rivelando piena di colpi di scena e novità. A qualche ora dalla messa in onda della 7ª puntata del reality show, che sarà trasmessa stasera 11 aprile 2022, Mediaset ha dato qualche anticipazione riguardo ciò che succederà all'interno del programma. In particolare, il Biscione ha annunciato ufficialmente il nome di due nuovi naufraghi che sbarcheranno a Cheo, Skokimos, e cosa porterà a scompiglio nelle dinamiche che si sono create tra i concorrenti. L'Isola dei Famosi accoglierà due nuovi naufraghi. La prima è Alicia Nunez, attrice pugliese concorrente della 4ª edizione del GF VIP vinta da Paola Di Benedetto. Il secondo è Marco Semise, conduttore noto per essere stato parte del cast di Forum per molti anni. Le novità non finiscono qui. La produzione del reality ha pensato di far scoppiare le coppie di naufraghi del programma. Isola dei Famosi, coppie scoppiate, cosa succede ora? Cosa significa? D'ora in poi i concorrenti che hanno partecipato insieme verranno separati e costretti a giocare gli uni contro gli altri, divisi in due squadre in competizione. La possibilità di partecipare in coppia come concorrente unico, così come avvenuto al GF VIP, è stata una delle novità dell'attuale edizione dell'Isola. Questa soluzione verrà però, almeno per il momento, abbandonata, forse per ravvivare un po' le dinamiche del gioco. C'è da specificare che, come riporta il comunicato ufficiale diffuso da Mediaset, una delle coppie in gara avrà la possibilità di non essere sciolta. Resta da capire chi avrà questo privilegio e in che modo riuscirà ad aggiudicarselo. In più, la coppia formata da Floriana Secondi e Clemente Russo, quella composta da Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, sarà destinata ad andare verso Playas Gamada. Sarà il pubblico a designare la coppia che dovrà spostarsi attraverso il televoto esprimibile attraverso quattro canali: app Mediaset Infinity, sito web, Smart TV ed SMS. Nella puntata di oggi, inoltre, ci saranno nuove nomination organizzate dall'inviato Albin. Resta da vedere cosa succederà tra i VIP confinati in Honduras, che ieri hanno dovuto affrontare le conseguenze di una rovinosa tempesta e di un'invasione di granchi. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.